È un aereo? È un alieno? No, è Steve Vai! Ragazzi, scusate, questa serie sui Guitar Heroes mi sta emozionando un po' troppo. Benvenuti al secondo episodio di questa nuova rubrica. Il primo episodio ha avuto come protagonista il mio idolo Yngwie Malmsteen. Video che ha avuto un discreto successo qui su YouTube e oggi secondo episodio sul chitarrista italo-americano e anche un po' alieno, Steve Vai. Naturalmente, se non volete perdere i prossimi episodi, sapete cosa fare, iscrivetevi al canale. Lasciate un like e premete la campanella per essere sicuri di vederli. Faccio inoltre un enorme ringraziamento a strumentimusicali.net che mi ha permesso di avere tutti gli strumenti per fare questo video. Trovate come sempre la lista giù in descrizione. Uno dei Guitar Heroes più famosi, discussi e anche un po' divisivo è sicuramente Steve Vai, chitarrista italo-americano che inizia la sua carriera musicale molto giovane con Frank Zappa, prima come trascrittore e poi come chitarrista della sua band. Steve Vai infatti non finisce neanche gli studi alla prestigiosa Berklee per i troppi impegni lavorativi col grande Frank. Steve rimarrà sicuramente fortemente influenzato dallo stile eccentrico di Zappa, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, ma aggiungerà quel sapore esotico e mistico al suo sound dovuto alla passione di Steve per le religioni e le filosofie orientali. Dopo l'esperienza con Zappa, Steve Vai verrà chiamato a sostituire proprio Yngwie Malmsteen nella band Alcatraz, ruolo non facile assolutamente e che vedrà un sostanziale aggiornamento del sound della band, che lascerà quel sound un po' alla Rainbow e ovviamente malmsteiniano, che a me piaceva un po' di più, per una direzione più colorata ed eccentrica, guarda caso un po' vaiana, nel successivo album Disturbing the Peace. Steve in quel periodo registra anche il suo primo album, Flexible o Flexable, con varie chitarre, tra cui la sua Stratocaster e una Charvel, che saranno poi la base di partenza per una delle chitarre più iconiche degli anni 80 e 90, di cui vi parlo fra un attimo. Dopo l'esperienza anche come attore e chitarrista nei panni del diavolo Jack Butler nel film Crossroads o Mississippi Adventure, sfidante di Daniel San, cioè Ralph Macchio, cioè avete capito, no? No? Cioè, ragazzi, mi raccomando, guardate Crossroads o Mississippi Adventure, cioè uno dei punti più alti della produzione cinematografica hollywoodiana. Vabbè, più o meno. Però devo dire che a me queste tamarrate piacciono di brutto. Ad ogni modo, dopo questo film, viene chiamato dall'ex cantante dei Van Halen, David Lee Roth, prima per scrivere la colonna sonora del suo film, poi in realtà non uscito e quindi convertito nell'album Item and Smile, di cui ci sarà poi un tour insieme al bassista Billy Sheehan e al batterista Greg Bissonette. In quel periodo Steve Vai abbandona il suo stack di amplificatori Carvin, che aveva conosciuto grazie a Frank Zappa, e comincia a usare dei Marshall modificati da José Arredondo, amplificatori usatissimi da molti chitarristi californiani di quel periodo. E Steve decide di usare questo amplificatore perché aveva un suono più graffiante e meno rotondo rispetto ai Carvin, e quindi si sposava meglio con la musica di David Lee Roth. Io non ho una Plexi modificata da José, ma per gli esempi di oggi userò il mio Marshall DSL, con un crunch e poi un booster, per imitare un pochino quel tipo di suono. In quel momento Steve Vai diventa sempre più famoso e chiacchierato e diverse compagnie cercano di accaparrarselo come artista, compagnie di chitarre ovviamente. Steve però ha le idee chiare, manda a diversi brand le specifiche che dovrebbe avere la sua chitarra dei sogni e infine vince Ibanez o Ibanez con la chitarra che verrà poi chiamata Jam, una sorta di super strat con pick-up humbucker, singolo humbucker, selettore a 5 posizioni, Floyd Rose, Monkey Grip scavato nel corpo e Lion Claw o artiglio del leone in italiano per permettere un uso della leva molto più accentuato. La prima versione, la Jam 777, presentava colori molto sgargianti come il verde,
ripreso dalla sua Charvel, e segnatasti a piramide. Tuttavia, la chitarra che forse abbiamo visto di più in mano a Steve Vai è la Jam 7V, di colorazione bianca con hardware dorato e con intarsi sul manico del così chiamato albero della vita. Quella chitarra in realtà ora non è più in produzione nella sua versione giapponese, ma solo indonesiana. Per questo video però ho scelto di provare la Jam Junior, versione più economica della 7V, anche questa costruita in Indonesia. Rappresenta il modello più economico della linea di chitarre firmate da Steve Vai e rispetto alle sorelle maggiori abbiamo legni meno pregiati come il Meranti per il corpo e il Jatoba per la tastiera. Non abbiamo gli ultimi quattro tasti scavati o scalloped come negli altri modelli e i pickup sono degli Ibanez Quantum. Ovviamente molte delle caratteristiche presenti nelle chitarre più costose non sono presenti, ma se devo essere sincero, nella sua fascia di prezzo questa chitarra fa il suo dovere. Caspita, Tender Surrender, uno di quei brani che usavo sempre quando qualcuno mi chiedeva: dai, fammi vedere un chitarrista bravo. No, ovviamente non suonavo io, però si trovava online il video. Oggi lo potete vedere tranquillamente su YouTube e fa parte del disco Alien Love Secrets. Steve Vai aveva anche rilasciato tutti i video, non so quante volte li avrò guardati. Se per caso non li avete mai visti, meritano. Avevamo quindi lasciato Steve Vai alle prese con il cantante David Lee Roth, con il quale fece anche un secondo disco chiamato Skyscraper. Ma dopo l'esperienza con Lex Van Halen, Steve Vai viene chiamato per suonare in un'altra band che in quel periodo andava decisamente, decisamente forte. Si va e registra con i Whitesnake l'album Slip of the Tongue, che a quanto pare è il primo album della storia ad essere registrato con una chitarra a 7 corde. Si va al merito di aver dato largo uso a questo tipo di strumento, progettando insieme ad Ibanez la Universe, chitarra che possiamo trovare anche nella copertina del suo album più famoso, Passion and Warfare del 1990. La Universe originale, con la finitura a swirl multicolor, ha raggiunto delle cifre, diciamo, interessanti. Tuttavia ha subito diverse trasformazioni nel tempo e oggi Ibanez offre questa versione indonesiana che ho già provato nel mio video circa le chitarre a 7 corde, che magari vi lascio giù in descrizione. Ad ogni modo è curioso come questa chitarra non ebbe immediato successo e fu merito di band come i Korn che rispolverarono, diciamo, delle rimanenze di magazzino e cominciarono a creare musica con questo tipo di strumenti. Questa chitarra, la Universe UV70, ha un corpo in tiglio con manico in acero e tastiera in palissandro. I pickup sono dei Di Marzio Blades e la tastiera così piatta e larga sembra veramente un'autostrada. Non è proprio la chitarra che mi fa venire in mente il Texas Blues, diciamo, ma è molto comoda anche per suonare un po' di note vivaci. Passion and Warfare comunque rimane un album che a mio avviso è la migliore espressione della musica di Steve Vai. Sperimentale, eccentrica, un po' visionaria e in alcuni punti mistica e spirituale come nella famosissima For the Love of God.
che avete sentito è l'ultima chitarra uscita della linea di Steve Vai. Dopo più di 30 anni non è più la Gem ad essere l'ammiraglia della sua linea, ma la nuova Pia, acronimo di Paradise in Art, ma è anche il nome della moglie di Steve. Le linee della Gem sono state ammorbidite qui e là, gli intarsi sul manico sono un po' più elaborati, le cover dei pick-up, i Di Marzio Utopia, sono tutte intagliate con dei disegni che, nonostante siano estremamente tamarri, oh ragazzi, a me piacciono parecchio. Ci sono altre piccole novità, come il coprimolle posteriore magnetico, i tasti in acciaio, ma la sensazione generale che questa chitarra mi ha dato è molto chiara. Estrema morbidezza. Sia la sensazione a livello tattile che anche il suono è tutto morbido e smussato. Non mi è praticamente mai venuta voglia di fare un riff o una ritmica, ma questa chitarra vuole proprio cantare con note singole, fare bending e vibrati morbidissimi. Non so se sia il suono, il colore, gli intarsi o la suggestione, ma mi viene proprio da suonare in maniera più morbida e delicata. Costa parecchio, però vi devo dire che mi ha fatto venire una pericolosa voglia di tenermela. O magari scegliere la sua variante nera, che è davvero super affascinante. Provatela a vostro rischio e pericolo, perché è una di quelle chitarre che è difficile da posare, viene costantemente voglia di suonarla, o almeno a me fa questo effetto. Riguardo l'effettistica, Steve Vai ha sempre cercato di usare varie possibilità in maniera creativa. È stato un massiccio utilizzatore dell'Eventide H3000, di cui contribuì anche alla sua creazione dando idee su algoritmi e funzioni. Ora, non ho un vecchio Eventide H3000, ma ho un H9 o H9, il quale ha tra i vari presets proprio uno con il nome Ballerina. Un preset molto simpatico che permette di ricreare lo stesso effetto che Steve Vai ha usato in Ballerina 1224, anche lei inclusa nell'album Passion and Warfare. Parlando di nuovo di pedali e amplificatori, dopo il periodo passato con i Marshall modificati, Steve ha cominciato a usare diversi amplificatori, come i Bogner Ecstasy. A mio avviso il suo suono più bello. Un bellissimo esempio di quel suono lo potete ascoltare in questo disco o DVD del G3 del 1996. Joe Satriani, Steve Vai ed Eric Johnson che fanno un concerto molto tamarro, ma anche con un discreto gusto. Secondo me la migliore edizione del G3. Anche qui non vi dico quante volte io abbia guardato questo live, e c'era un solo dopo la canzone Answers e prima di For the Love of God che mi ha sempre fatto impazzire. Non l'ho mai imparata bene, però il concetto è una roba di questo genere. Mille altre difficili note che non riesco a suonare. Tuttavia, a distanza di anni, non posso fare a meno di pensare che questo solo fosse una sorta di tributo o personale reinterpretazione di Eruption di Eddie Van Halen. Ovviamente le note sono completamente diverse, però il concetto, diciamo, è un po' quello. D'altra parte, anche The Audience is Listening di Steve mi ricorda un po' Hot for Teacher di Eddie. Che ne dite?
Ah, anche qui ho usato l'eventide H9 con il suo algoritmo di micro pitch, scordando un po' il canale left e il canale right per avere un suono più spesso. Un accorgimento molto in voga negli anni 80 e 90, usato anche proprio da Eddie nell'album Balance. Tornando al discorso amplificatori, dopo il periodo Bogner, Steve tornò a collaborare con Carvin creando la sua linea di amplificatori Legacy, di cui ce ne furono tre iterazioni. Durante quel periodo, inoltre, Steve creò anche un pedale in collaborazione con Ibanez, il Gemini, che aveva due tipi di circuiti, uno tipo Tube Screamer e uno tipo Boss DS1, da usare come booster per i suoi amplificatori. Io ho usato il mio fidato Soul Food come booster, ma potete sperimentare con diverse sonorità e tipi di attacco che questo tipo di pedali restituiscono, ovviamente anche in relazione alla chitarra che userete. Ad oggi Steve usa un sistema con preamplificatori modulari chiamato Synergy, di cui ha il suo modello Signature. Mi piacerebbe in realtà un giorno provarli per bene. Ad ogni modo, a mio avviso, una parte importante per cercare di avvicinarsi al suo suono, al di là di un uso particolare degli effetti, è proprio quello di cercare di imitare il suo tocco e il suo fraseggio. Naturalmente, se la cosa vi interessa. Steve in numerose interviste ha detto di quanto sia importante avere ben chiaro nella nostra testa che tipo di suono vogliamo ottenere e di ascoltare molto bene le note che produciamo, anche suonando molto lentamente. Un consiglio che sembra banale, ma in realtà non lo è. La carriera di Steve Vai è lunga e articolata, ha prodotto numerosi album e tra i miei preferiti, oltre a Passion and Warfare e Alien Love Secrets, c'è sicuramente Sex and Religion, con una super band tra cui Devin Townsend alla voce e Terry Bozzio alla batteria. E brani da un sapore secondo me unico, esotico e in qualche modo così un po' positivo. Positivo come l'atteggiamento di Steve Vai che traspare da tutte le sue interviste. Rimango sempre colpito dai personaggi che cercano di trasformare situazioni avverse in qualcosa di bello, come il brano Knapsack suonato da Steve Vai con una mano sola durante un suo recente infortunio alla spalla destra. Ovviamente ci sarebbero ancora tante cose da dire, ma immagino che il video sia già venuto discretamente lungo. Tuttavia, se avete voi degli aneddoti da aggiungere o qualche storia personale che vi lega a questo chitarrista, fatemelo sapere giù nei commenti. Naturalmente, continuate pure a segnalarmi quale chitarrista vorreste vedere come protagonista del prossimo video di questa serie e vi ricordo che trovate la lista completa degli strumenti utilizzati nel video di oggi giù in descrizione. Se il video vi è piaciuto, considerate di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Io ringrazio ancora moltissimo strumentimusicali.net che mi ha dato la possibilità di creare questo video. E se vi interessa il mondo della chitarra, diciamo vivace o shred, date uno sguardo anche ai miei corsi, sempre giù in descrizione. E anche per oggi, ragazzi, questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Fuu!